La DS Neve Gallica è riuscita con successo nell'organizzazione di Dualica edizione 2022. La gara è composta da due frazioni. La prima è in bicicletta, con partenza da Castione e arrivo in piazzale del Neve Gall per un tracciato di 7,3 km e 590 metri di dislivello positivo. La seconda invece di corsa, lungo un tracciato ad anello interamente fuori strada di circa 5,5 km e con un dislivello positivo di 350 metri, che ha fatto rivivere agli atleti alcuni tratti del trail del Neve Gall. Per la categoria individuale maschile il vincitore è Alessandro Sogne. Su queste gare la tattica di solito è molto semplice, si parte a tutta e si spera che gli altri vadano più piano. Oggi è andata bene. Allora, sono partito subito, sapevo che in bicicletta avevo una marcia in più e potevo guadagnare su, rispetto ai specialisti della corsa a piedi, e ho fatto tutta la salita a testa bassa e poi nella frazione a piedi sono riuscito a difendermi anche nella discesa abbastanza tecnica per me, che non sono uno specialista, insomma. Nella prova individuale femminile invece la prima classificata è Ludovica Rossi. La salita in bici è la mia preferita che c'è qua nel Bellunese, non dico che la faccio una volta a settimana, però la conosco molto bene, quindi l'ho gestita bene. Il passaggio bici-corsa per me non è stato tanto difficile venendo dal triathlon. Il caldo si è fatto sentire, ho sofferto tantissimo nella salita e nella parte di corsa. Discesa la mollata, ho chiuso gli occhi e poi ho visto l'arco. E basta, è finita, per fortuna. Sofferente, molto caldo, però gara fantastica. Percorso trail, devo dire, inedito e molto bello. Complimenti agli organizzatori. Per la categoria coppia, i maschi più veloci sono stati Andrea Pavanello e Gabriele Dellongo. Nel gentil sesso il podio è composto da Astrid Miola e Manuela Wolf. Per la sezione mista il podio è andato a Christian De Ritz e Giulia Pohl.